sono 2.124 passi, li ho contati, che separano a Livorno il Teatro San Marco dal Teatro Goldoni. Ma quei 2.000 passi sono la misura della distanza, della separazione che attraversa la sinistra italiana nei 100 anni della sua storia e in particolare i socialisti dai comunisti, perché segnano il momento di separazione dentro il congresso socialista, il 17° congresso che si è tenuto per 5 giorni al Teatro Goldoni, il vecchio teatro dell'Opera di Livorno, e la componente comunista che se ne va dal teatro, esce e raggiunge il Teatro San Marco per costituirsi in partito autonomo, ubbidendo all'ordine di Mosca. Il personaggio principale del congresso, infatti, era l'inviato di Lenin, il rappresentante del comitato esecutivo della Terza Internazionale, l'Internazionale Comunista, Christo Kabachev, un bulgaro che aveva tradotto nella sua lingua tutte le opere di Lenin ed era inviato della Terza Internazionale. Porta le condizioni di Mosca. Il partito, per aderire alla Terza Internazionale, deve rompere coi riformisti di Turati, Treves, Modigliani, cacciarli dal suo seno e deve cambiare il nome abbandonando la dizione di Partito Socialista per diventare Partito Comunista. La mozione comunista viene battuta, vince la mozione unitaria guidata dal direttore dell'Avanti Serrati e i comunisti se ne vanno quel venerdì mattina, il 21 gennaio del 1921, 100 anni fa. Esplode il canto dell'Internazionale, i comunisti cantando l'inno dei lavoratori escono dalla sala e all'interno si sente l'inno dei lavoratori scritto da Filippo Turati per il vecchio partito operaio e le due musiche si contrastano nel teatro che è ormai la scena della scissione. Il clima nella città era elettrico perché c'erano giornalisti da tutta Italia. C'era anche una cinepresa, per la prima volta nella storia di un congresso, che spuntava dal palco numero 28 e riprendeva gli interventi, la platea, i palchi del congresso. C'era un gigantesco striscione con la frase di Marx, proletari di tutto il mondo unitevi, e c'era al centro un ritratto molto grande di Carlo Marx. Sotto i suoi occhi è avvenuto tutto quello che doveva compiersi a Livorno. E quella frase, proletari di tutto il mondo unitevi, sembrava un rimprovero anticipato, visto che il teatro sarebbe stata la scena della scissione. Questa storia che comincia a Livorno è una storia di dannazione, la divisione della sinistra, le lacerazioni al suo interno, che certe volte le impediscono anche di vedere che cosa capita fuori, di capirlo fino in fondo, ipnotizzata dai suoi problemi. Se uno legge il resoconto stenografico del congresso, quindi tutta la cronaca, tutti gli interventi nel dettaglio, scopre che il fascismo è nominato pochissimo, 4-5 volte, non di più. Non c'è un intervento dedicato a questo tema, come sarà poi alla Camera l'intervento famoso di Giacomo Matteotti. È una sottovalutazione. Nel momento in cui lo squadrismo sta colpendo, tra poco attaccherà l'Avanti a Milano, incendiando la sede, la tipografia, gli uffici dell'Avanti, e le azioni squadriste si stanno già moltiplicando in tutta Italia. Quindi questa dannazione è una dannazione compiuta perché avviluppa la storia della sinistra italiana dividendola e le impedisce di vedere quello che capita fuori dai suoi confini. I due uomini che segneranno la storia del Partito Comunista Italiano, Gramsci e Togliatti, non sono tra i protagonisti del congresso. Togliatti addirittura non è a Livorno, rimane a Torino, sarà lui a scrivere il primo commento per l'Ordine Nuovo. Gramsci è in un palco sulla sinistra del teatro, in platea ci sono gli unitari di Serrati, a destra ci sono i riformisti di Turati e a sinistra ci sono i comunisti. In quel palco ci sono Bombacci, che poi seguirà Mussolini fino al Salò, appunto Gramsci e Bordiga. Gramsci non parla, si è mimetizzato nell'anonimato del congresso Gramsci, è rimasto nella mezzaluce di quel palco
e quando parlava Terracini, il suo compagno dell'Ordine Nuovo, per due volte la platea del congresso lo acclamava, Gramsci, Gramsci, voleva che si mostrasse, ma lui non si alzò mai dal palco, rimase in qualche modo presente ma nascosto dal congresso che l'avrebbe poi eletto nel comitato centrale del nuovo Partito Comunista. Chi erano dunque i protagonisti? Serrati, il direttore dell'Avanti, che si porta dietro la maggioranza del congresso e che aveva appena finito di duellare con Lenin, che era stato attaccato pesantemente da Lenin perché voleva mantenere l'unità del partito e non accettava di espellere i riformisti di Turati. E poi Bordiga, questo capo della frazione comunista che ha soltanto 32 anni, pensiamo che Terracini, che annuncerà la nascita della frazione comunista per primo nel suo intervento, ha 27 anni in quel momento quando parla a Livorno. Bordiga ha un'oratoria molto forte, trascina la sua componente nel congresso. E poi naturalmente c'è Turati, venerato da tutti. Ho trovato una lettera di Carlo Rosselli alla madre, che era presente, diceva vive in una stamberga lontanissima, ma vale la pena, forse stamattina vedrò Turati. E c'è il fotografo più famoso di Livorno, fotografo ufficiale del congresso, che è Gianbruni, assistito dal figlio Alessandro, e dentro questa macchina col flash che prepara le immagini rimangono soprattutto le barbe dei socialisti, le barbe dei riformisti, la barba lunghissima di D'Aragona, la barba bianca di Turati, di Serrati, i grandi baffi di Costantino Lazzari. Anni dopo la moglie dirà a Modigliani di tagliarsi la barba per evitare il riconoscimento troppo facile da parte dei fascisti e Modigliani le risponde tu fai conto che noi siamo nati con questa barba, meglio morti con la barba che vivi senza. Ho deciso di scrivere questa storia per la buona ragione che chiedeva di essere raccontata, nel senso che un anniversario così rotondo, i 100 anni, sono come un colpo di gong, un richiamo giornalistico che diventa un obbligo. Che cos'è davvero successo in quei giorni? Come si è arrivati al congresso di Livorno? Quali sono le motivazioni precedenti, la vicenda precedente, dall'inizio della scintilla della parola socialismo, che si dice sia nata proprio in Italia, in italiano? Come sempre la storia di ieri parla di oggi, la si rivisita per cercare di capire gli errori, le manchevolezze, le grandi incompiute della storia, che cosa sarebbe successo anche del fenomeno nascente del fascismo se la sinistra non si fosse divisa, ma non si può fare la storia coi sé e allora bisogna ripercorrerla per trarne delle lezioni per oggi, per riflettere su quello che stiamo facendo oggi.